Siamo nella splendida piazza del Popolo di Pesaro, ormai gremita in ogni ordine per assistere a un evento che la CNA presenta ormai da 8 anni. CNA Idee in Moda, in un crescendo rossiniano, la CNA ha fatto crescere questo evento sempre di più. Visto il rebound mediatico, grazie anche ai network che si occupano di moda, che lo trasmettono a livello nazionale e internazionale, questa manifestazione non è soltanto fashion, non è soltanto moda, ma è un vero e proprio mercato aperto per le aziende che vi partecipano, che grazie a questo evento possono essere visibili a livello internazionale. CNA Idee in Moda. La piazza di Pesaro vive una serata speciale. Presidente, una serata che si sta veramente, come dire, concretizzando sempre di più, siamo agli sgoccioli. C'è tanto fermento, tanta agitazione, però la consapevolezza di aver dato vita anche questa volta a un evento importante. Sembra strano da dire, ma la preoccupazione maggiore è proprio quella atmosferica, come l'anno scorso del resto, che ci ha tenuto in tensione fino alla fine. Effettivamente l'iniziativa all'ottava edizione è molto ben rodata, le difficoltà ci sono naturalmente, perché anche in questa edizione si riflettono le difficoltà economiche che l'economia ha, insomma. Non è facile organizzare iniziative di questo tipo in un momento come questo, un momento economico. La CNA però, quale grande associazione che è, riesce a fare anche questo, perché è un'associazione che ho l'onore di guidare da un anno di duro lavoro, devo dirlo, per intercettare, cercare di esaudire al meglio le esigenze delle nostre imprese. Questa è la dimostrazione di quello che sappiamo fare, quello che vogliamo fare da parte di un'associazione che da tempo non fa più solo servizi tradizionali, ma è impegnata alla promozione delle proprie imprese sul territorio e anche all'estero. Quindi io direi che questa è un'iniziativa legata alla moda che, oltre a essere un'iniziativa spettacolare che noi abbiamo il piacere di offrire alla città, è essenzialmente rivolta al mondo del lavoro, alle nostre imprese migliori che ci credono, investono e vengono qua a esibire il loro prodotto, perché spesso anche i nostri cittadini non conoscono la qualità che possono produrre le nostre imprese locali, provinciali. Quindi un grazie alle nostre imprese che partecipano e ci credono assieme a noi. Un'avventura straordinaria che nasce da un sogno 9 anni fa, perché per la prima edizione ci abbiamo messo un anno per costruirla. 9 anni fa nel mio ufficio eravamo solo in 4 a pensare se fosse il caso o meno di intraprendere questa strada. Tante erano le voci negative, tante erano le preoccupazioni, ma tante era la grinta, tanto era l'entusiasmo. Ora l'ottava edizione di questa grande manifestazione è soltanto soddisfazione, perché è cresciuta a livello di media nazionali ed internazionali, a livello di buyer, a livello di aziende e soprattutto ogni anno, nonostante sia un settore in grande crisi, noi dobbiamo fare una ferrea selezione per le aziende che partecipano. C'è grande volontà di essere protagonisti a CNA Idee in Moda, quindi un sogno che si realizza e che deve continuare nel tempo a vivere. Ecco, una macchina organizzativa che dalle 4 sarà diventato qualche decina di unità, tutti coesi per uno sforzo che dà i suoi frutti, perché la visibilità di questo evento è veramente internazionale. È la maggiore soddisfazione che ho come segretario provinciale, vedere come la CNA a tutti i livelli si adopera per fare bella figura a CNA Idee in Moda. È un evento di tutti noi, è un evento che vogliamo fortemente per i nostri artigiani, che non hanno da imparare nulla sul saper fare e sul saper creare, ma hanno bisogno di visibilità e di nuovi mercati, e noi con questa grande manifestazione riusciamo a dargli tutto ciò. Per rispondere in pieno alla nostra mission è fondamentale fare cose di grande livello qualitativo. Io penso che CNA Idee in Moda in questi anni sia cresciuta proprio perché è aumentata anche, abbiamo alzato l'asticella della qualità di quello che proponiamo, e tutto questo ci viene riconosciuto dai nostri artigiani ed è la più grande soddisfazione, dai miei colleghi che lavorano con me tutti i giorni a questa manifestazione ininterrottamente per un anno, e anche dal pubblico che risponde sempre in maniera straordinaria. Allora, ci siamo, fuoco alle polveri, sta per iniziare questa serata veramente speciale un po' per tutti quanti, dagli imprenditori a voi, al pubblico, alla città di Pesaro.
e anche al tempo, perché oggi pomeriggio alle 6 pioveva a dirotto, oggi questa sera alle 9, ecco, se non è sereno, ma insomma non piove, quindi c'è tantissima gente, la piazza si sta riempendo perché la sfilata di moda che la CNA organizza da tanti anni è ormai un appuntamento dove vengono individuate quelle che sono le eccellenze della nostra sartoria, dei nostri sarti che sono straordinari, che attraverso il loro lavoro aumentano anche l'occupazione. Anche per questo la Camera di Commercio è sempre presente in queste manifestazioni, le finanzia, perché sono manifestazioni che alla fine rappresentano un volano per l'economia. Presidente, allora approdare qui a Pesaro in una realtà così bella e vedere il lavoro che hanno svolto i vostri vertici qui a Pesaro, penso che vi riempia d'orgoglio e anche di soddisfazione. Sì, è bellissimo, la piazza è meravigliosa. Sono contento perché la CNA di Pesaro è la nostra superpotenza come sistema e nelle Marche questo tipo di sfilata per noi è un orgoglio. Stiamo ragionando come CNA Marche di poter far sì che il loro saper fare con questa manifestazione sia poi portata nelle altre province. È importante perché il settore del manifatturiero, questo settore per la piccola e micro impresa, è un settore che deve riprendere. Pesaro da 8 anni è sul mercato con questo brand. Noi vorremmo, con l'aiuto del presidente Barillari e di Moreno Bordone, il direttore della CNA di Pesaro, poterlo portare in tutte le nostre province. Se poi riusciremo in questi incontri itineranti, con queste manifestazioni, a far sì che quelle imprese artigiane che purtroppo oggi soffrono di una crisi, che ci vedono competere con dei mercati purtroppo con delle economie molto più forti delle nostre, ma noi abbiamo il Made in Italy. Se veramente così è il brand più importante al mondo, noi riusciremo a portare la piccola e micro impresa del manifatturiero in giro per il mondo e portare queste meravigliose manufatti che ci sono, e riusciremo a far ripartire questa economia. E la CNA di Pesaro è un complimento a tutta l'organizzazione, al loro modo di saper fare e rappresentare le imprese. Sono felicissimo per il presidente e per il direttore, perché in questo momento di crisi economica forte riuscire a riorganizzare questo per un'associazione è un peso notevole. Loro ci sono riusciti e sicuramente sarà una bellissima serata. Sindaco, una manifestazione che ormai si è radicata talmente tanto nella città di Pesaro che diventa forse uno degli appuntamenti più importanti dell'estate pesarese. Sì, una bellissima serata, nonostante il tempo un po' così, ma in una piazza stupenda. Tanta bellezza oggi a Pesaro in questa piazza, ma anche la dimostrazione che c'è un pezzo di economia locale che non valorizziamo abbastanza, e tutto il settore della moda, dell'abbigliamento, che ha una grande storia, nonostante la crisi sta resistendo, tante imprese che lavorano per marchi di tutto il mondo, i più famosi al mondo, ma anche diverse imprese che lavorano con il proprio marchio, quindi è un modo per mettere in evidenza un pezzo di economia locale e dimostrare che si può andare avanti in questa direzione. Mi dicevano i vertici della CNA prima nell'intervista che quest'anno hanno dovuto lottare per tenere a bada le aziende che volevano partecipare, quindi a testimonianza che se gli eventi sono studiati, ben calibrati e concertati insieme, hanno il loro bel risultato. Sì, veramente complimenti alla CNA, un evento di grande qualità e la dimostrazione che tante aziende vogliono partecipare lo dimostra ulteriormente. Del resto noi stiamo facendo la nostra parte, speriamo che qualcuna di queste aziende decida di aprire qua, perché qualche giorno fa abbiamo approvato una delibera in Consiglio Comunale per cui chi aprirà un'impresa a Pesaro nei prossimi 3 anni non pagherà le tasse comunali. È un incentivo perché vogliamo sostenere la creazione di imprese in un momento di difficoltà, ma nel quale dobbiamo assolutamente guardare con speranza al futuro, sostenendo chi ha una buona idea, chi ha un buon progetto e chi ha un progetto di impresa, anche nel settore moda, e speriamo che questa occasione ci consenta di spiegare ulteriormente quali opportunità nuove ci sono nella nostra città. Anche quest'anno i vertici della CNA non si sono risparmiati sul casting, naturalmente presenterà Gio Squillo, ormai una presenza costante e abituè di questa sfilata, però star e starlet dello show business sono presenti anche in questa edizione in maniera importante.
Italia, prima volta a Pesaro, com'è questo impatto con questa città che così tanto calore dà alla moda e al fashion? Ma prima volta, esatto, come hai detto tu, qui a Pesaro. Sai, io amo le città dove si vede il mare, per me proprio la vuoi, perché amo la città e amo il mare, quindi non posso non amare così proprio di primo impatto questa città. Mi sono affacciata dalla stanza dell'hotel e sentivo il profumo del mare, ho detto ma che bello. La moto dov'è? La moto a Milano, è una a San Francisco e una a Presicce. Allora, la sfilata è già partita, tante bellezze in passerella, tu una delle tante, giustamente, che brilla molto. Grazie, grazie mille. Quest'anno la moda qui a Pesaro, parla il fashion, passa lo show business, tante bellezze, come si trova qui in questa passerella? Beh, è una passerella comunque importante, anche tanto lunga e ci sono tante persone, quindi sarà bello. Là, il tempo è stato incerto fino all'ultimo e quindi insomma... Facciamo un bocca al lupo per tutto come vada. Siamo stati fortunati, è piovuto fino a poche ore fa, però ora è sereno anche se è notte, quindi promette bene. Un premio nel premio e il premio Idee in Moda, quest'anno lo riceverà Filippo Graziani che abbiamo qui. Allora Filippo, dopo tante note, anche un po' di fashion, un po' di moda, però vedo che sei calato benissimo nella parte. È una parte fondamentale del nostro mestiere, no? Cioè la moda e la musica vanno a braccetto, quindi... Io ho avuto il grande privilegio di essere uno dei, se non l'unico artista giovane a essere vestito da Armani, quindi è una cosa che mi fa molto piacere ricevere questo premio, insomma è una cosa bella, simpatica e nuova soprattutto. Bocca al lupo per il tuo aspetto artistico ma anche per il look che vedo che curi molto. Speriamo, crepi il lupo e andiamo avanti. Com'è l'atmosfera fuori in passerella? Bellissima, la gente è molto affettuosa, interagisce moltissimo con noi, quindi assolutamente piacevole. Il tempo è stato clemente, vi ha voluto bene, vi ha fatto sfilare, quindi insomma questo è un buon auspicio. Sì, siamo stati molto fortunati perché prima non c'era bel tempo, poi come per magia l'ora in cui abbiamo dovuto sfilare il tempo era, infatti è pieno di gente. Allora, cosa non manca nella tua valigia quest'estate? Non manca, allora, nella valigia, è una bella domanda perché io non sono una pratica, in valigia metto sempre un po' di tutto, io direi un costume, perché adoro i posti caldi, adoro il mare, quindi quello non mancherà. Sono partito da qui col treno, con l'Espresso del Levante all'epoca, che ci metteva 5 ore e mezzo per andare a Milano, era un incubo, adesso ci sono delle Freccia Rossa fantastiche, e a Milano sì, sono riuscito a fare quello che ho sempre voluto fare fin da piccolo, insomma, il giornalista, il cronista, adesso ho il settimanale nuovo dell'editore Cairo che insomma è il secondo più venduto in Italia tra i familiari e quindi diciamo una scommessa vinta. Ecco, tornare a Pesaro in questa atmosfera, in queste serate così estive, penso che sia una bella emozione. È sempre bello, intanto perché insomma le radici sono qua, io non voglio assolutamente prendere l'accento milanese, mi piace la piadina e tornare a Pesaro ogni volta, insomma poi c'è la famiglia, gli amici dei tempi della scuola, è sempre una bella emozione. E poi qui nel backstage sono tutte le ragazze insomma del mondo VIP che in qualche modo conosco, di cui mi occupo, è il modo per anche raccogliere qualche notizia indiscreta. Siamo veramente stati bravi, posso dirlo, perché è 3 anni che combattiamo contro il tempo e contro le avversità del tempo, quindi però finalmente siamo riusciti a partire. È stata una fatica enorme che forse risentirò per altri 7 giorni, però sicuramente dobbiamo ripartire anche con altre manifestazioni, quindi dovrò spegnere questa stanchezza. Beh, qui le coronarie sono messe a dura prova sicuramente, però la professionalità delle persone che ci stanno lavorando assicurano una riuscita ottimale. Ma io penso che il mio staff, la mia regia, tutti quelli che stanno dietro al backstage, tutto quanto, se non siamo il massimo in questo momento possiamo esprimere e fare in una situazione del genere. Certo è che quando si combatte con certe realtà diventa difficile. Vedete un po' anche voi la frenesia che c'è dietro al backstage, quante persone ci lavorano, quante persone, quanti curiosi ci stanno. Mettere insieme tutti, assemblare tutto non è facile, insomma.